allarme e siccità in Italia, fenomeno che negli ultimi anni ha provocato al paese, sottolinea il rapporto FAO, danni per miliardi di euro. E si prevede nel prossimo futuro un aumento delle temperature che aggraverà la nostra carenza idrica con pesanti ripercussioni per le coltivazioni e quindi nell'approvvigionamento di beni primari. In questo quadro l'agricoltura ha cercato soluzioni e ha ridotto il consumo idrico di quasi il 30% grazie a modelli sostenibili di gestione, come ad esempio l'irrigazione di precisione. Anche se uno dei principali problemi da affrontare resta la vetustà delle infrastrutture, basti pensare alle sole perdite di rete del 42%. Nuovi serbatoi di riutilizzo delle acque reflue, riduzione delle dispersioni e interconnessioni tra acquedotti sono tra i diversificati interventi calcolati in circa 7,2 miliardi di azioni che si potrebbero realizzare per contrastare i problemi legati alla siccità. In attesa di politiche adeguate, le aziende agricole virtuose si adoperano per l'uso più efficiente possibile dell'acqua. Il problema meteorologico è veramente evidente e anche preoccupante, perché sono circa 2 mesi che non piove, poi anche nell'inverno non abbiamo assistito a dei grossi apporti idrici e girando per le campagne ho notato veramente un secco che era da anni che non si vedeva. Si sta ripetendo un po' quello che è successo l'anno scorso. Però l'anno scorso si usciva da un inverno più piovoso. I cambiamenti climatici stanno complicando un po' la vita, soprattutto per queste tipologie di raccolto che hanno un ciclo breve e richiedono anche una uniformità di emergenza della coltura molto importante. Il programma di semina totale quest'anno per Orogel è per il 50% nella zona del Ferrarese e l'altro 50% nell'areale di Verona-Mantova. Alla data attuale siamo arrivati circa al 60% della superficie seminata. In queste due zone si è avuto un comportamento differente per quanto riguarda la disponibilità di acqua. In provincia di Verona e Mantova l'acqua viene pescata principalmente anche dal lago di Garda e poi scende con il fiume Mincio. E in quella reale la disponibilità d'acqua c'era già parecchi giorni fa, a differenza invece della zona di Ferrara che ha avuto un ritardo nel rilascio dell'acqua e quindi nella possibilità che certe zone avessero a disposizione l'acqua per irrigare. Il fatto di avere anche due diverse zone di produzione viene buono anche in contesti come questo, dove appunto da una parte c'è la disponibilità d'acqua anche abbastanza precocemente, dall'altra invece si possono avere dei ritardi come purtroppo è successo quest'anno. Siamo presso l'azienda agricola di Filo di Argenta, si stanno praticando le operazioni di semina dei piselli e contemporaneamente viene effettuata una seconda operazione di rullatura proprio per garantire la massima omogeneità nell'emergenza della coltura e anche per tirar via tutte le asperità del terreno che possono influire in maniera negativa durante le operazioni di raccolta. Sono semine programmate, devono garantire anche una certa scalarità nella raccolta. Adesso si cominciano a vedere negli scoli dei canali del consorzio di bonifica il rilascio delle prime acque, quindi gli agricoltori si stanno attivando anche per cominciare ad irrigare. L'applicazione della rotazione colturale, pratica molto diffusa e incoraggiata dalla politica agricola a livello europeo, mostra diversi vantaggi agronomici. A questa tecnica sono strettamente connessi l'aumento della fertilità fisica e chimica del suolo. Precisione e impegno sono invece messi a disposizione dagli imprenditori agricoli italiani. Per un'ottima semina il terreno deve essere preparato molto fine, bene. Noi usiamo una tecnica che poi appena seminato lo rulliamo, lo compattiamo di modo che il seme sia tutto uniforme. Beh, quest'anno ci sta dando un po' di problemi perché sono quasi 2 mesi che non piove, quindi stiamo seminando in condizioni un po' anomale. Dovremmo intervenire bagnando noi con dell'acqua, con le macchine irrigatrici, ecco. Noi abbiamo i rotoloni semoventi, ne abbiamo acquistati 2 nuovi quest'anno anche, tutto, ne abbiamo 7 di macchine irrigatrici grosse,
e usiamo l'acqua dei canali che poi dopo la facciamo arrivare dentro i nostri fossi. L'irrigazione è un po' costosa perché fra il gasolio che ce lo stanno aumentando, guarda caso nel periodo che abbiamo bisogno di irrigare l'acqua aumentano il gasolio. Adesso siamo anche in un periodo non irriguo, quindi ci fanno pagare una sovrattassa. Questo è un terreno, diciamo, abbastanza buono. Questa è terra di bonifica, una volta c'era l'acqua, c'erano la valli di Comacchio. È un terreno che si presta un po' quasi a tutte le culture. Ho cominciato io praticamente, ho due figli che stanno seguendo le mie orme. Coltiviamo circa 300 ettari di terreno, cereali, grano, mais, soia, piselli. Naturalmente facciamo le rotazioni, ecco perché facciamo tante culture, per arrivare a fare la stessa cultura ogni 3-4 anni sullo stesso terreno. Naturalmente facendo le rotazioni abbastanza lunghe la pianta ne gode, ecco perché sono tipologie di piante diverse e ognuna ha le sue richieste di sostanza dal terreno, quindi più è lunga la rotazione e più la pianta ne gode. È per questo che noi facciamo tante tipologie di culture. Io ho 43 anni che faccio questo lavoro. Ho cominciato che avevo 15 anni, 16 anni. In questo settore non si è mai finito di imparare. Bisogna avere sì l'esperienza, ma a volte anche improvvisare. Mi arrabbio quando vedo qualcuno che butta del nylon o delle sostanze che non vanno bene nel terreno. Cioè, io sono contro queste cose. Io i terreni li voglio puliti, cioè non ci voglio sostanze strane. Noi partiamo con delle analisi del terreno, praticamente vengono a prendere dei campioni di prodotto, poi le analizzano. Noi stiamo facendo delle tipologie di cultura veramente sane. Che l'Italia è un paese molto seguito, cioè non facciamo i pirati in campagna. Io sono orgoglioso di coltivare, di fare questo lavoro. Se tornassi indietro lo rifarei, però mi piacerebbe avere qualche soddisfazione in più. Facciamo dei sacrifici grandi, con degli impegni grandi. Sono anche orgoglioso di essere italiano. Il ritorno alla normalità per i consumi alimentari sarà molto lento e faticoso in questo 2021, particolarmente difficile. Saranno ora i supermercati a dover fare i conti con le difficoltà economiche di numerose famiglie. È questo il quadro generale tratteggiato da un esperto del settore sull'andamento del largo consumo. Il primo elemento da considerare sicuramente è gli effetti che questa pandemia ha portato sull'aspetto economico, sulla situazione economica del nostro paese. In primis, le persone che sono in difficoltà. Dai 5 milioni di persone che erano in difficoltà prima della pandemia, oggi stiamo spostando verso i 10 milioni di persone non indigenti, ma che comunque devono fare attenzione anche quando fanno la spesa. Questo condizionerà la quantità e soprattutto la qualità di quello che consumeranno. Dall'altra parte parliamo di polarizzazione. Perché polarizzazione? Perché c'è un mondo di mezzo, ma è sempre più la quota dei consumatori che, almeno per l'alimentare, ha disponibilità economiche che diventano in questo momento rilevanti. Perché? Perché non può fare altri investimenti, non può andare in vacanza, non può spendere al ristorante, non può fare investimenti dal punto di vista economico in beni strutturali e quindi si rifugia nel cibo cucinato a casa. E queste persone, circa 20 milioni, quindi una quota importante, daranno smalto ai consumi se saremo capaci di interpretare le loro volontà e le loro esigenze. Il contingente. Beh, dopo un anno che abbiamo vissuto all'insegna della pandemia, oggi è un anno che vivremo probabilmente all'insegna dell'emergenza settimanale. Mancano i vaccini, c'è un nuovo lockdown, l'Italia diventa colorata di giallo, di rosso a seconda dei momenti e quindi qui è molto difficile sapere cosa succederà settimana dopo settimana. I consumi crescono, poi si fermano, poi si riducono perché c'è un effetto psicologico molto importante che si riflette settimanalmente negli acquisti. Fare una previsione è molto difficile, dipenderà dal livello di fiducia che sapremo dare ai nostri consumatori. Cosa ci riserva il prossimo futuro? Certamente l'agricoltura sta vivendo tutte le difficoltà che viviamo noi oggi come persone. Problemi di virus, a problemi di batteri, a problemi di una modificazione del clima che incide pesantemente, ma che purtroppo in un sistema globale, in un mercato globale,
ha poca presa sul consumatore. L'unico elemento di grande presa è questo della sostenibilità. I consumatori italiani si sono di nuovo avvicinati ai prodotti italiani, anche ai prodotti locali, perché? Perché questo dà sicurezza, perché rende ragione del poter vedere l'atto, del poter vedere quello che viene fatto. E su questa onda bisognerà, credo io, fare tantissimo lavoro. Ben fanno quelle aziende che in questo momento si stanno dedicando non a rendicontare i bilanci di sostenibilità, questo è l'atto finale, ma a creare dei sistemi sostenibili. Sostenibili sul piano economico, quindi di aziende che possono sopravvivere, sul piano sociale, quindi i fenomeni, il caporalato, i fenomeni della nuova schiavitù, queste sono cose che vanno eliminate il prima possibile, prima dai campi e poi dalla testa degli italiani che non ce le perdoneranno. E infine anche tutti gli aspetti che sono legati all'ambiente. Sì, perché l'ambiente non è andato in secondo piano, è semplicemente diventato meno importante rispetto alla contingenza, ma sappiamo di dover fare i conti con un ambiente che sarà sempre più da salvaguardare, quindi tutto quello che le industrie, tutto quello che i grandi produttori saranno in grado di fare dovrà essere qualificato e valorizzato in questa direzione.